Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video in cui voglio mostrarvi la creazione che ho intenzione di presentare per il contest della Preziosa di questo mese. Inoltre volevo mostrarvi anche gli omaggini che mi hanno inviato per aver partecipato lo scorso mese. Dunque, allora, partiamo dalla creazione. Questa è la creazione che ho intenzione di presentare per il contest. Scusate, oggi c'è una luce pessima perché fuori sta piovendo da diverse ore, il cielo è grigio, quindi l'estate è finita e la luce è quello che è. Spero, insomma, che però riusciate a vedere abbastanza bene. E considerate anche che il viola viene falsato tanto, sia in video che in foto, e quindi non so se il colore è quello che vedete è reale, insomma, è come è nella realtà. Allora, si tratta di un bracciale rigido. Perché ho utilizzato il memory wire al suo interno, la molla armonica, e ho creato questa spirale herringbone, vedete, fatta così, creata con le 11.0. Ho utilizzato le perline della Preziosa di questo bel colore viola, è un lilla scuro, un viola, che ho comprato nel mio ultimo acquisto dal sito lituano Veriame, di cui ho fatto la recensione, che vi lascio sia qui in alto che giù nell'info box, e sono delle 11.0. E ho utilizzato anche le Charlotte, che sono queste perline color nero e hanno la particolarità di essere sfaccettate, cioè sono come le rocaille normali, ma hanno un taglio netto sui lati e quindi creano dei riflessi particolari con la luce. Ora non so se si vedrà mai in camera, comunque sono delle perline molto particolari, carinissime. C'è Molly qua sotto che mi guarda, provo a mostrarvela. Eccola qua, Molly, fai un saluto. Ciao. Oi, patata. Cosa c'è? Cosa c'è, Molly? È nulla, interessata anche lei al video. Allora, vi stavo dicendo che ho utilizzato queste due tipologie di perline, della dimensione comunque di Rocail 11.0, e perché mi sembravano due colori perfetti da abbinare insieme, considerato anche che il tema di cui ancora non vi ho detto quale fosse il tema è Halloween, e erano due, l'altro era autunno, però io ho preferito scegliere Halloween perché il mese successivo sarà quando cadono le foglie, una cosa del genere, quindi in altre parole di nuovo autunno, e quindi non volevo. Aspetta, adesso ti faccio uscire. Scusate, ho fatto uscire Molly che sta qui fuori dalla porta e osserva la pioggia, sta lì accucciata, le piace tantissimo quando fuori piove. Allora, stavo dicendo che ho creato la spirale herringbone con le rocaille, con le perline Preziosa. E poi ho montato la spirale sul memory wire e cosa ho fatto? Ho aggiunto queste coppette, poi ho aggiunto delle coppettine più piccole, queste qua, e intervallate da una perla occhio di gatto rosa. Ce l'avevo anche viola, ma era di un viola che non si addiceva molto con le perline viola con le rocaille, insomma. E quindi ho utilizzato questa perla occhio di gatto, vedete, fa questo effetto molto carino, e una perla craquelé nera per richiamare appunto i colori delle rocaille. E poi alla fine con le pinze a punta conica ho creato questa asolina per bloccare le perle, l'ho fatto sia di qua che da quest'altro lato, e in questo modo appunto ho creato questo bel bracciale rigido. E mi sembrava semplice, allora ci ho aggiunto dei piccoli charm lavorati al brick stitch. Vedete, ho creato questo charm qui che vuole essere un cappello da strega, non so se ci sono riuscita perché le persone che l'hanno visto mi chiedevano ma che cos'è, e comunque vorrebbe essere un cappello da strega, ecco, questa è la sua pretesa. Poi qui c'è un pipistrello simpaticissimo, con gli occhi viola anche lui, perché ho utilizzato esclusivamente il viola ed il nero, non volevo aggiungere altri colori per non renderlo troppo colorato, già così mi sembra abbastanza pacchianotto, quindi. E poi qua c'è un gattino
simpatico gattino, anche lui fatto al Brick Stitch e anche lui con gli occhi viola. Ho aggiunto qua degli anellini e degli anelli più grandi che ho dovuto creare io con dei chiodini perché non li avevo così grandi e quindi ho creato questi anelli grandi con dei chiodini e li ho applicati sul bracciale. Allora, per appunto il periodo di Halloween vanno bene insomma questi charm perché sono in tema, però per il resto dell'anno basta togliere questi anellini grandi e si può tranquillamente indossare come un bracciale normale al polso anche tutto il resto dell'anno. Ecco, ora ve lo mostro indossato, così vedete, e con tutti i charm che penzolano e che si spostano qua e là, quindi a seconda di come muovete la mano. Questa è insomma la mia proposta. Che ne pensate? Ditemelo giù nei commenti se lo trovate spiritoso, se vi piace, se vi fa schifo, perché ammetto che è un braccialetto un po' particolare, ecco, ma giusto per via dei charm, perché tolti i charm può essere un tranquillissimo, normalissimo bracciale, come d'altronde è questo che ho fatto prima di questo qui che presento per il contest e l'ho realizzato nei toni del color crema e del verde. Vedete, la montatura è uguale a quella dell'altro bracciale. Qua ho utilizzato una perla color crema e una perla occhio di gatto verde, però è realizzato alla stessa identica maniera e questo, vedete, è un pochino più elegante, se così vogliamo dire, proprio perché non ha alcun charm e quindi è più semplice. L'altro, come vi ho detto, può diventarlo semplicemente togliendo i charm. E nulla, io li trovo simpaticissimi comunque questi charm e sono molto piccoli, ci ho messo pochissimo a realizzarli. Ho preso anche spunto da Pinterest e scrivendo Halloween mi sono venuti vari charm e ho preso spunto insomma da quelli e perché non volevo farli troppo grandi, perché facendoli più grandi si riescono a creare più dettagli nel charm, però poi sarebbero venuti eccessivamente grandi, quindi li ho fatti un po' stilizzati questi charm, ecco. E questo è insomma il mio bracciale. E nulla, io ci provo anche questo mese sperando di vincere e se non di vincere almeno di guadagnarmi un piccolo omaggio. A proposito di omaggio, vi mostro quello che mi ha inviato la preziosa questo mese all'interno di questa bella bustona con le bolle. Mi hanno inviato allora due schemi, uno con le ripple, eccolo qua, per realizzare questo progettino che è molto carino, devo dire. Mi ricorda un po' un tutorial di artigianato gioielli, molto carino. E vorrei riprodurre o questo o quello di artigianato gioielli perché le ripple messe in questa disposizione qui, cioè non frontalmente ma di profilo, danno un effetto a vortice molto molto carino, quindi ci voglio provare. E poi quest'altro schemino con le pip per realizzare questi simpatici fiorellini da applicare alle candele. O anche come orecchino a lobo, non so, con più elementi ci si potrebbe fare un braccialetto. Poi mi hanno inviato due schede esplicative di queste tipologie nuove di perline, quindi le ripple e le pip, con appunto la descrizione sul retro. Poi mi hanno inviato questa simpatica calamita con il loro logo, vedete, una calamita, e che andrà dritta dritta accanto alla mia collezione di calamite sul frigo. Ormai il frigo è tempestato, non si vede più un centimetro quadrato di frigo perché è tutto pieno di calamite. Ho questa passione, se così la vogliamo chiamare, le colleziono da tanto e ne ho tantissime. Poi mi hanno inviato in questo pacchettino la lente di ingrandimento e con questa sono quota 2 e come scrivevo anche sulla mia pagina Facebook penseranno che sono accecata, che non ci vedo. E quindi mi mandano le lenti di ingrandimento, magari più in là con l'età ne avrò bisogno, chissà. E poi mi hanno inviato questa simpaticissima card rigida con a lato il centimetro, vedete, da questo lato e da quest'altro
la misura in inci. E poi qua c'è tutta la leggenda con le varie dimensioni delle perline della Preziosa, perché loro quando inviano i pacchettini, da quanto ho capito, non lo scrivono sui pacchetti la misura delle perline, infatti neanche su questo c'è. E quindi voi mettete la perlina a fianco a questa leggenda e capite la dimensione, insomma, delle perline. Serve come punto di riferimento, ecco. E poi veniamo alle perline. Mi hanno inviato queste due scatolette. In una ci sono le pip di questa bellissima colorazione di un grigio, però non è un grigio freddo, è un grigio più sui toni del caldo. Non so come spiegarvi il colore effettivo. Molto carino, comunque molto elegante, e ce ne sono un bel po' dentro, vedete? Quindi ci si può fare tranquillamente un progetto o anche due a seconda, insomma, di quante se ne utilizzano. E poi mi hanno inviato quest'altra scatolina con le Ripple, che sono della stessa identica colorazione che mi hanno inviato lo scorso mese. Quindi meglio così, perché ne avrò di più dello stesso colore da poter utilizzare all'interno di una creazione. Questo è un color khaki che sembra dorato, però lo possiamo chiamare un dorato spento, perché vira verso il verdino, quindi non so come definirlo esattamente. E insomma, con queste e quelle dello scorso mese vedrò insomma cosa farci, ecco. E questo è tutto quello che mi hanno inviato, un bel po' di cosine, insomma, carine. E nulla, io che posso dirvi? Che giù nell'info box vi lascio il link alla pagina Facebook della Preziosa, vi lascio il link al modulo da compilare se volete anche voi partecipare ai contest, e vi lascio anche tutti i miei recapiti, come sempre, i miei contatti. E nulla, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao, ciao!